diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera nel rione Sanità a Napoli. La polizia è intervenuta tra Via dei Cristallini e Vico Carrette a seguito di una segnalazione avvenuta da parte degli abitanti della zona, ritrovando sul selciato diversi bozzoli. Sono in corso maggiori accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Intanto non si esclude l'ipotesi della stesa intimidatoria da inquadrare nella guerra di Camorra che da anni imperversa nel rione. Sul posto sono intervenute diverse pantere e macchine civetta della polizia di Stato. Notte di terrore a Frasso Telesino in provincia di Benevento, dove quattro rapinatori incappucciati e armati di pistola hanno fatto irruzione nell'abitazione di un medico sequestrando tre ragazze, la figlia del professionista di 16 anni e due sue amiche di 20 anni e successivamente prima il papà e poi la mamma di una di loro ferita alla testa con un colpo contundente da uno dei malviventi. La giovane aveva invitato a casa le amiche che a un certo punto sono uscite per comprare una pizza. Nel frattempo in casa hanno fatto irruzione i rapinatori che hanno immobilizzato la giovane e poi sequestrato le amiche tornate dalla pizzeria. Intorno alle 23 sono arrivati i genitori di una delle due amiche che si sono recati a casa del medico ad aprire al padre. Sono stati i malviventi che lo hanno sequestrato e dopo una decina di minuti la moglie, preoccupata del mancato ritorno dell'uomo, è entrata in casa dove è stata ferita alla testa e immobilizzata. I rapinatori poi sono fuggiti con quanto rapinato. Nel casolare di campagna custodiva fucili con matricola brasa e migliaia di cartucce. I carabinieri di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un 45enne di Scisciano, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per ricettazione, porto e detenzione illegale di armi e detenzione illegale di munizioni per armi comuni e da guerra. I militari dell'arma hanno osservato l'uomo in un sospetto andirivieni da e per un casolare nel comune di Santa Anastasia. In quel momento è scattato l'intervento dei carabinieri che, bloccato l'uomo, hanno perquisito le ostabili rinvenendo in una cisterna di plastica due fucili da caccia con matricola brasa e due carabine con le munizioni. Nei sacchi poi c'erano oltre 3.000 munizioni e materiale per il confezionamento dei colpi. Gli agenti della polizia della squadra mobile di Napoli, sezione Falchi, nel corso di un servizio info-investigativo teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, hanno effettuato un'ispezione all'interno di un fabbricato nel vicoletto Zuroli, nel quartiere di Forcella. L'ispezione ha consentito di rinvenire e sequestrare, ben occultata sul tetto della cabina di un ascensore, avvolta in uno strofinaccio da cucina colorato, una pistola semi-automatica Makarov PM calibro 9 corto, munita di slot per l'alloggiamento del silenziatore e con il caricatore fornito di 5 cartucce calibro 380. La pistola è stata sottoposta a sequestro e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un vuoto di 4 ore, un viaggio misterioso e una vana disperata ricerca trasformatasi in qualcosa che assomiglia sempre di più a una trappola ben congegnata. Sono questi i tre punti oscuri intorno ai quali si intreccia il mistero dei napoletani scomparsi in Messico il 31 gennaio scorso. 21 giorni di buio, di assoluto silenzio che continuano ad alimentare l'angoscia dei familiari di Raffaele Russo, 60 anni, di suo figlio Antonio, 25 anni, del nipote Vincenzo Cimino, 29enne, tutti residenti nella zona di Piazza Mercato. Più passano le ore, più i fili di una matassa già ingarbugliata sembrano attorcigliarsi. Al momento a scendere in campo è stato il giovane sindaco della municipalità di Tecalitlán, Victor Díaz Contreras, che ha garantito il proprio impegno nella ricerca dei dispersi. A seguito di un preoccupante incremento del contrabbando di sigarette, soprattutto sulle tratte stradali che collegano la Campania alla Puglia, la Guardia di Finanza di Avellino ha scoperto e denunciato 5 persone, di cui uno di nazionalità rumena, e sequestrato 210 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pari a 10.500 pacchetti, che all'atto della vendita al minuto avrebbero potuto fruttare fino a 40.000 euro, e 3 automezzi utilizzati per trasportare le sigarette. Tra i generi sequestrati, oltre a noti marchi presenti nelle tabaccherie come Marlboro, Diana e Chesterfield, sono state rinvenute anche le cosiddette cheap white. 2 striscioni anonimi sono apparsi durante la notte all'esterno dell'ospedale Capilupi di Capri. Il primo, sulla facciata che dà su via provinciale Marina Piccola, recitava «Ridate il Capilupi ai Caprisi». Il secondo, affisso sul lato via provinciale Anacapri, con la scritta «Lo scassone non lo meritiamo». I 2 ciccioni, la cui paternità sono state avviate indagini da parte della polizia, sono rimasti visibili poche ore a causa delle condizioni meteo, ma gli agenti hanno provveduto comunque a recuperarli e sequestrarli. È un nuovo brusco calo termico a Napoli, in provincia, con la neve che ha imbiancato il Vesuvio. Le precipitazioni che hanno interessato l'intera regione a causa della bassa perturbazione che insiste da inizio settimana su gran parte del sud hanno infatti portato un abbassamento delle temperature con la fino a bassa quota sul Vesuvio, che stamane si è presentato ricoperto di una lunga coltre bianca.
Le previsioni non sono confortanti, infatti per i prossimi giorni è prevista un'ondata di gelo intenso dalla Siberia, caratterizzata da venti forti gelidi con un conseguente abbassamento delle temperature. Ecco, questo è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora un centro di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo centrale.